Buonasera a tutti, pace a tutti voi. Il fratello mi ha preso un po' la sprovvista, però sono felice di essere qui perché per parlare di una persona che non è una delle tante, ma è della persona di Gesù, che di Gesù ce n'è solo uno. Io un giorno non lo conoscevo Gesù, praticavo una religione come tanti di questo mondo, mi sentivo anche a posto perché io non lasciavo mai la domenica di andare in chiesa, chiesa cattolica, però fin da ragazzina, benché io praticavo sta religione, però mi sono sempre fatta delle domande. Mi ricordo che mi mettevo a pensare tra me e me, dicevo, ma alla fin fine la mia esistenza, cosa vale esistere in questo mondo, che scopo ha la mia vita per poi un giorno morire? Io mi ricordo che queste domande me le facevo perché non conoscevo la verità, barcollavo nel buio, anche se ero religiosa. Chiedevo sempre, mi chiedevo da sola, ma Gesù chissà perché è morto in croce, perché sapevo che Gesù era morto in croce, però non sapevo il perché. E andavo avanti così, sempre facendomi queste domande. Dicevo che poi in questo mondo non c'è niente di buono, per poi morire non so perché esisto. Finché un giorno qualcuno mi parlò di Gesù, di un Dio vivente, che se io l'avessi accettato nel mio cuore, letto la sua parola, si sarebbe manifestato nel mio cuore. E io ero molto titubante, non riuscivo a comprendere queste cose, però quando sono stata invitata la prima volta in una chiesa evangelica, io credo che il Signore aveva preparato tutto, e mi è piaciuto tutto, di quello della predicazione, delle testimonianze. È stata una cosa bellissima fin dalla prima volta, solo che poi c'è stata una lotta perché non volevo lasciare la religione, però mi piaceva andare a ascoltare anche la parola di Dio. E affinché ho tintinnato per 7 mesi, alla mattina andavo nella chiesa cattolica e il pomeriggio andavo nella chiesa evangelica. E un po' di lotta c'è stata, però tutte le volte che andavo in chiesa evangelica qualcosa mi toccava, più che altro le testimonianze che testimoniavano parecchi, che dicevano Gesù si manifesta. E in particolare un fratello ha detto che ha sentito un fuoco che bruciava dentro di lui quando ha sentito la prima volta la presenza del Signore, e io ho detto ma è impossibile. Sono stata veramente presa da questa curiosità, finché un giorno cercavo il Signore, dicevo io credo quello che dicono queste persone, però Signore io voglio veramente toccare con mano e che ti manifesti anche a me. E un giorno mentre andavo, sono andata a un culto e il predicatore mi ha toccato profondamente quelle parole. E mentre predicava il predicatore, mi ricordo che ha detto ricordati che quello che è dentro di noi è più forte di quello che è nel mondo. E io sono rimasta veramente toccata da questa parola. Dicevo cosa avranno queste persone che nel mondo non c'è. Poi piano piano il Signore mi ha fatto comprendere che si trattava dello Spirito Santo che io non avevo, e ho detto Signore, se tu ti manifesti agli altri, fallo anche con me. E un giorno ho aperto la Bibbia, avevo un negozio di fiori, io ero da sola, io e la Bibbia, mentre leggevo in Romani 8 che parla molto della vita nuova sotto la grazia. Io non conoscevo la parola, niente, però il Signore ha fatto l'opera sua nella mia vita. Ho detto Signore manifestati, allora potrò dire anch'io che tu veramente esisti. E ho detto il Signore non ha mancato, ho sentito veramente una mano di fuoco che è entrata dentro il mio cuore,
È stata una cosa meravigliosa, il Signore si è fatto sentire proprio il tocco della sua mano e ho potuto dire grazie Gesù perché tu sei veramente fedele e tu, come dicono queste persone, veramente ti manifesti. Per me è stata una cosa grande, poi sono andata a casa perché ero nel negozio e ho detto ai miei, che allora non mi comprendevano, però ho detto veramente queste persone che testimoniano di Gesù hanno ragione perché io l'ho sperimentato nella mia vita e prego il Signore che potete sperimentarlo anche voi. E da allora il Signore mi ha dato la risposta a tutti i miei perché. Perché prima veramente barcollavo nel buio e lo ringrazio veramente di cuore e sono contenta e felice che il Signore ha fatto quest'opera nella mia vita, nella mia famiglia e veramente vorrei dire a ognuno di voi che ascoltate anche questa semplice testimonianza, però fatelo al più presto possibile e vedrete che Lui, perché Lui è un Dio che non fa parzialità. Se veramente aprite il cuore a Gesù, lo farà con ognuno di voi. Al Signore vada la lode e la gloria. Amen. Gesù.